Barracuda presenta il Kit Fari. Barracuda ha sviluppato due tipi di faretti supplementari, uno di profondità e l'altro antinebbia. Entrambi sono realizzati in alluminio nero satinato, sono waterproof, ma la loro funzione è completamente differente. Il faretto di profondità è stato pensato per diffondere una luce alta, per aumentare il campo visivo, mentre il faretto antinebbia, puntando verso il basso, garantisce una maggiore visibilità del fondo stradale in condizioni climatiche avverse. Entrambi i faretti montano una lente ottica con LED di ultima generazione e presentano una struttura minimale dal diametro estremamente ridotto rispetto ad altri modelli presenti sul mercato. La struttura dei faretti è stata progettata per facilitare il raffreddamento e rispetta al tempo stesso gli standard di omologazione. Nonostante i faretti presentino una struttura simile, la scelta tra uno e l'altro deve ricadere sulla funzionalità e non solo su un fattore estetico. Sia il faretto di profondità che quello antinebbia sono completi di staffa di fissaggio universale con snodo laterale. Inoltre, nelle confezioni trovate un componente elettronico, che una volta installato andrà a proteggere l'impianto della moto dagli sbalzi di tensione. Per l'installazione dei faretti, Barracuda ha sviluppato principalmente due kit universali. Il primo è un kit con attacchi ad anello, con supporto in acciaio inox e fascette in alluminio, adatto al montaggio su forcelle con steli rovesciati. Il secondo è un kit tubolare, realizzato in alluminio da montare sullo chassis della moto. Per alcuni modelli Barracuda ha sviluppato dei kit specifici, pertanto vi consiglio di consultare la sezione dei kit moto prima dell'acquisto. Prima di acquistare un kit universale, controllate attentamente che ci sia spazio sufficiente per il fissaggio delle staffe. Se avete dubbi sul montaggio, potete consultare le assembling instruction. A completamento del kit è stato ideato il pulsante Fari, sempre in alluminio e resistente all'acqua, che può essere attaccato al blocchetto comandi. Sul pulsante è presente anche una luce on-off che si illumina quando i faretti sono accesi. Se il video vi è piaciuto, seguiteci su YouTube e sulle nostre pagine Facebook ed Instagram. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!